I corpi rigidi intorno a noi sono di solito appesi o appoggiati, come nel caso di un quadro appeso a una parete o di un tavolo appoggiato sul pavimento. L'equilibrio di questi oggetti dipende da due tipi di forze: il loro peso e le forze di reazione vincolare cui sono sottoposti. Ma per determinare l'equilibrio di un corpo non è sufficiente conoscere il valore del suo peso. Due corpi rigidi con lo stesso peso, ma di forma diversa, in generale non sono sottoposti alle stesse condizioni di equilibrio. Per ogni corpo rigido si può però definire un punto, detto centro di gravità, che riassume le proprietà di equilibrio del corpo. Per quanto riguarda le condizioni di equilibrio, infatti, il corpo si comporta come se tutto il suo peso fosse concentrato nel suo centro di gravità. Immaginiamo di scomporre un corpo rigido in molti volumetti che occupano posizioni fisse gli uni rispetto agli altri, ciascuno con un proprio peso. La somma vettoriale di tutti questi pesi parziali, naturalmente, dà il peso complessivo del corpo. Il centro di gravità, o baricentro, del corpo è il punto di applicazione della forza peso del corpo, cioè della risultante di tutte le forze parallele e concordi che corrispondono ai pesi dei singoli volumetti.